L'Expo come vetrina internazionale con cui l'Italia si apre al mondo, una scommessa vinta, un successo nonostante la falsa partenza. Il premier Matteo Renzi racconta così al presidente russo Vladimir Putin, in occasione della giornata nazionale della Russia, la sfida dell'esposizione universale. L'Expo è stato accompagnato da mille polemiche, lo ricordava il presidente Putin, ma oggi è una realtà straordinaria, una realtà di rilevanza mondiale, la presenza della Federazione Russa, del suo presidente, del ministro degli esteri, di tutti i ministri che sono qui con noi lo testimoniano. È una grande occasione per riflettere sulle questioni della sicurezza alimentare, della nutrizione, della sostenibilità, di un'alimentazione buona, sana, sufficiente e sostenibile. La scelta del tema nutrire il pianeta, energia per la vita è chiara, spiega il presidente del Consiglio Renzi. Parlare dell'alimentazione come questione centrale nel dibattito politico mondiale, un tema strategico, non certo di serie B, per tutti. Il governo italiano ha proposto e predisposto la Carta di Milano, voluta dal ministro Martina, che è una sorta di eredità dell'Expo. La testimonianza che raccoglie proposte di indirizzo della discussione sui temi del cibo e dell'energia per la vita. Noi dobbiamo affrontare questo tema come un tema chiave.